Ciao a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Mark Sarsi, direttore della ricerca presso l'Osservatorio Planetario di Armagh in Irlanda del Nord e prima ancora professore associato presso l'Università di Hertfordshire in Inghilterra. Mark è un astrofisico che si è formato in Italia, in Germania e nel Regno Unito. La sua ricerca si focalizza sulle galassie per cercare di capire la loro formazione ed evoluzione nel tempo. Tra i temi di studio si è occupato di ricercare sull'evoluzione delle stelle e dei gas e il ruolo dei buchi neri supermassicci centrali. Mark è anche vincitore di premi internazionali come il Group Achievement Award della Royal Astronomical Society ed è anche invitato frequentemente come subject matter expert presso le più prestigiose conferenze di settore. Siamo molto orgogliosi di avere con noi Mark che ci racconterà la sua storia e le esperienze che l'hanno portato ad appassionarsi di astronomia. E dal team di Homo Faber Italia sono qui in compagnia di Davide Altomare. Ciao Mark, come stai e dove ti trovi? Al momento sono a Cavalese, sto bene, qui in Trentino. Sono in telelavoro da domani. Prima ero un po' in vacanza in Francia e anche giù a Mantova, dove sono cresciuto. Ottimo. E raccontaci brevemente di cosa si occupa appunto l'Osservatorio e Planetario di Armagh. L'Osservatorio di Armagh è uno dei più vecchi osservatori nel Regno Unito, nell'Inghilterra. In realtà uno dei più vecchi osservatori proprio nelle quello si chiamano le British Isles, che comprende anche l'Irlanda. Poi nel 1968 hanno fondato anche il Planetario, per un po' erano due istituzioni separate, dal 2016 siamo un'istituzione unica di nuovo, il che ci dà un grosso vantaggio perché da una parte abbiamo dei ricercatori che fanno ricerca astronomica nell'osservatorio e poi questa ricerca può essere comunicata attraverso il Planetario, che comunque è praticamente il Planetario, l'istituzione per quanto riguarda la divulgazione nell'Irlanda del Nord, è proprio un'istituzione storica dove praticamente tutti gli irlandesi quando erano ragazzini sono andati a fare una visita scolastica al Planetario di Armagh. E quindi uniamo divulgazione e astronomia e la ricerca astronomica in questa istituzione. Ok, perfetto. Allora, intanto ringrazio Lidia per l'introduzione e lei, professor Sarsi, per la sua disponibilità. E volevo appunto chiederle come si svolge mediamente una sua giornata di lavoro, anzi studio all'osservatorio. Beh, intanto potete anche darmi del tu, Possiamo essere un po' più informali. Specie perché questo si fa molto all'estero, solo proprio in Italia che si fa professore, all'estero ormai ci si dà sempre del tu. La mia giornata lavorativa tipicamente tante email, anche perché io gestisco la ricerca, quindi guardo un po' tutta la parte burocratica, seguo gli studenti, le loro pratiche, seguo i ricercatori, le loro domande di fondi e queste cose qua. Poi chiaramente anch'io faccio ricerca e questo vuol dire lavorare molto al computer, però non è solamente un lavoro al computer. Tipicamente l'astrofisica si fa facendo ricerca, o uno analizza dei dati o uno fa dei modelli, diciamo, grossolanamente si può dividere così, però poi bisogna scrivere gli articoli, li si manda a dei giornali che nominano dei referee, delle persone che controllano i tuoi risultati, tu rispondi a questi risultati, poi una volta che il tuo paper è accettato vai a delle conferenze dove le puoi presentare, quindi c'è anche un aspetto interessante di networking, di viaggiare, cose del genere. Poi una volta che hai fatto il tuo risultato c'è un'altra grossa parte che è quella di cercare di ottenere di nuovo osservazioni astronomiche o con dei telescopi nello spazio o telescopi a terra per avere nuovi dati o avere tempo a dei supercomputer se sei una persona che è un teorico o anche fare delle domande di fondi per essere non solo te stesso che lavori sui dati ma avere intorno a te degli studenti piuttosto che degli assistenti e creare un gruppo intorno a sé. Quindi sono molto variegato come tipo di lavoro, insomma. Insomma, siamo molto lontani dall'ideale di scienziato che si chiude nel suo studio e non vede nessuno. C'è molta gestione del personale, immagino, anche dal suo punto di vista. Dipende un po' dove sei. Sicuramente non siamo su una montagna a guardare attraverso i telescopi come uno può pensare. A volte ci andiamo, ma oggigiorno è ancora più raro, perché tipicamente uno tiene tempo a un grosso telescopio come quello europeo in Cile, poi schiacci un bottone con tutta una lista di comandi, osservami qui a quest'ora, poi c'è gente là che osserva per te. E a maggior ragione se usi il telescopio spaziale. Però
però poi se tu sei all'università hai l'insegnamento, poi ho l'interazione con gli studenti di dottorato, poi ho i seminari e varie riunioni in cui comunque interagisco, poi ora ci sono anche cose tipo pause caffè dove si parla di ricerca, insomma è un lavoro molto bello, poi alle conferenze molto interattivo dove si generano idee. Ultimamente purtroppo col Covid siamo stati un po' tutti a casa nostra, io ultimamente interagisco solo con mia figlia e i suoi capricci, però sì è un lavoro che ha il suo bello anche nell'interazione con i colleghi e con gli studenti. Quando tu eri alle superiori, che cosa sognavi di fare? Ma io ho sempre voluto fare l'astronomo, ho cominciato molto prima dai superiori. Io semplicemente volevo andare all'università e studiavo solo fisica e matematica. Non ero proprio un grande studente. Io tanto sapevo che finché non andavo all'università non avrei toccato un libro di astronomia e quello era quello che volevo fare. Vuoi un rimpianto che avrei dovuto imparare a scrivere un po' meglio, perché ho sempre detto tanto guardi professore... I temi non me ne importa niente perché parlo solo equazioni matematiche o cose del genere. Invece il lavoro di un astronomo è molto, molto scrittura, velocemente, sempre, è molto importante, tutte le materie. Quindi, comunque sì, io volevo fare l'astronomo, risposta molto breve alla domanda, ecco. Com'è che sei arrivato a capire che eri appassionato di astronomia? Beh, nel mio caso è un po' una cosa di famiglia, non che ho dei genitori accademici o quant'altro, è che mio nonno era l'ingegnere a capo del programma dell'Ariane negli anni, beh ancora si chiamava Fusée Diamant ancora, quindi il precursore dell'Ariane che è il vettore principale con cui l'Agenzia Europea Spaziale manda tutti i satelliti, gli astronauti insomma. Era praticamente un rocket scientist, ok? E quindi sempre un po' desiderato fare una cosa di questo genere, e poi penso anche qualche regalo di qualche mio zio, questi libri di astronomia, da quando ero ragazzino, penso proprio 7-8 anni che volevo fare l'astronomo, e poi mi è rimasto un po' come, non so, uno decide di tifare la Juve piuttosto che dopo basta, cioè rimane su quelle cose. Nel mio caso era l'astronomia, io volevo fare l'astronomo e basta. Passiamo adesso al percorso professionale. Dopo i tuoi studi hai scelto di continuare il percorso della ricerca e quindi di svolgere un dottorato. Che cosa ti ha spinto a prendere questa strada piuttosto che entrare subito nel mondo del lavoro? A parte la parentesi che io ho dovuto lavorare tra la laurea e il dottorato perché avevo il militare che poi mi ha fatto saltare un anno, per cui in realtà io ho fatto il cameriere, vendevo siti internet e cose del genere. Però sì, no, volevo fare il dottorato subito, ma perché è un po' una scelta obbligata. Se vuoi fare un lavoro di ricerca devi fare il dottorato e quindi prima lo fai meglio è. Ciò non toglie che un lavoro in un'azienda può dare sempre delle esperienze, una cosa che per esempio fanno a volte all'estero, non so, fanno dei gap year e vanno a lavorare un po' in altri settori, fa sempre bene diciamo. Però sì, nel mio caso se voleva fare il dottorato ho fatto domande un po' all'estero, poi alla fine l'ho preso a Padova e dopo da lì a Padova ho fatto un po' metà a Padova, metà in Germania, a Heidelberg, dove ho anche studiato. Volevo chiederle come si articola la ricerca a partire proprio dalla raccolta di dati fino poi alla loro interpretazione? La ricerca parte anche prima, parte che c'è un problema di cui magari sei venuto a conoscenza a volte anche tramite interazioni con colleghi o perché sei stato a una conferenza o c'è un problema che vuoi risolvere di cui tu magari sei in una buona posizione perché sei già un esperto in quel campo oppure hai colleghi che ti potrebbero aiutare, insomma c'è un motivo per cui ti metti a fare una determinata cosa. Poi dopo è una questione di ottenere questi dati, se sei un osservativo, ok, nel senso, nel caso lì allora come dicevo devi fare una domanda per avere tempo a un telescopio. E se sei fortunato ci vai, se no stai a casa e te li prendono gli altri dati. A volte è anche il contrario, sei fortunato se stai a casa e ti prendono gli altri dati, perché a volte io sono andato anche alle Hawaii o in Cile e poi mi è piovuto e qui non ho preso un bel niente, sono andato a casa senza nessun dato. E poi una volta che hai i dati devi analizzarli. Sono due fasi, da una parte i dati stessi vengono giù attraverso il telescopio e sono un po' grezzi, è come, non so, immagina di fare una fotografia di notte, non è buona luminosità e quindi viene una foto fatta male. E poi dopo bisogna analizzare i dati e finalmente ottenere l'informazione che stavi cercando. E poi bisogna interpretarli e scrivere un articolo e magari non si trova quello che volevi e questo confuta la tua ipotesi. A volte si trovano cose nuove, e anzi meglio si trovano cose nuove, e poi bisogna scrivere un articolo e farlo pubblicare, insomma. E poi dopo, una volta che hai pubblicato l'articolo, come dicevo, è anche importante parlarne con i colleghi, quindi andare a delle conferenze e presentare il tuo lavoro. Perché comunque, specie negli ultimi anni, ci sono tanti articoli che vengono fuori ogni giorno di astronomia e
se non segui la letteratura non ci stai dietro, quindi a volte la cosa migliore è andare a una grossa conferenza e sentire un po' tutti gli ultimi risultati. Tornando invece un attimo indietro, volendo fare un bilancio della sua esperienza come ricercatore universitario, ci sono stati momenti belli o brutti, ce ne vuole parlare? Ma nel mio caso non è che ho avuto delle particolari esperienze brutte. Diciamo che ci sono probabilmente tre fasi nella vita di un astronomo. La prima è quando sei uno studente di dottorato. Studente di dottorato fai solo quella cosa, se diventi uno specialista di quella cosa, devi solo studiare, devi solo fare il tuo articolo. La tua vita in un certo senso è semplice. E poi però devi cercare lavoro. Dopo il dottorato comincia praticamente questo grosso periodo lungo di incertezza in cui tutti noi astronomi, o anche molti accademici, ma in tante professioni è così, in cui non c'è il posto fisso. Cioè, prima di arrivare a quel momento in cui finalmente sai che ok, qui è dove posso fermarmi, qui è dove posso comprare casa, qui sono cose che poi alla fine io non pensavo mai quando ero al dottorato, però ci pensi dopo queste cose qua, ed è una cosa che insomma il ciclo è di 3 anni, no? Uno ha un dottorato di 3 anni, poi prova tipicamente i lavori come assistente ricercatore, durano 3 anni, quindi arrivi in un posto, dopo un anno già hai tempo di fare domanda, poi fai un'altra domanda, giri, perché io sono stato in Germania, sono stato in Inghilterra a Durham, sono stato a Oxford, finalmente poi ho trovato un posto a Oxfordshire e l'ho trovato perché ho avuto una grossa borsa che mi durava 5 anni, per cui dopo mi hanno dato un posto fisso lì, prima come lecturer, poi come reader. Poi io sono rimasto in Inghilterra, potevo anche andare negli Stati Uniti, quindi è anche un bel periodo per viaggiare, però può essere un periodo molto stressante, non è per tutti, diciamo. E dopo c'è l'insegnamento, dopo una volta che sei all'università non sei pagato per fare ricerca, sei pagato per insegnare. La ricerca è una cosa di più che devi fare, che però è molto importante, se no non vai su, diciamo, se non sei un buon ricercatore, però è importante che insegni bene anche. E lì forse diventa un po' più stressante perché vorresti fare ricerca e basta. Poi a me quello che piaceva molto era anche fare molta divulgazione, per cui ho fatto tantissima divulgazione che poi per quello che poi sono finito all'Osservatorio Planetario di Armagh, che è proprio il posto ideale per me. Direi che forse la più brutta esperienza è quando sono andato all'Hawaii e lì 13 notti dovevo prendere dati per 24.000 galassie, esagero, e invece praticamente mi è arrivata una tempesta tropicale e sono rimasto a bere caffè a 4.200 metri per niente per 13 notti con mal di testa terribili, cose del genere dovute all'altitudine. Quindi si può dire che questo posto tra virgolette fisso, o perlomeno che dia una certa sicurezza, arriva solo dopo la creazione di un nome, quando quindi ti sei fatto conoscere anche a livello internazionale, credo. Sì. È un lavoro che ha sancito, che ti ha coronato in un certo senso e che quindi ti ha permesso di arrivare all'Osservatorio? È un livello in più, diciamo, perché prima ero professore associato, reader, all'Università di Oxfordshire, dove già ero fisso da qualche anno. Ma tanto per dirti la mia, io mi sono laureato nel 97, poi ho fatto quell'anno un po' strano in cui poi ho cominciato il dottorato nel 99, l'ho finito nel 2001 e finalmente il posto fisso ce l'ho avuto nel 2008. All'Università di Oxford, quindi ho fatto 7 anni un po' cambiare, come dicevo prima. E dopo sono rimasto per quasi 10 anni a Oxfordshire e adesso sono venuto lì dove sono direttore della ricerca, però non è un posto accademico lì, non è un'università. Diciamo ricerca, ma non è un'università. Comunque sì, è il prossimo step, diciamo. Mark, nel mondo dell'accademia e della ricerca hai accumulato davvero un bagaglio di esperienze molto significativo. Prima come lecturer, senior lecturer, peer reviewer, reader, e adesso sei direttore di appunto questo centro di ricerca. Secondo te qual è stata l'esperienza che ti ha arricchito di più? Tante esperienze mi hanno arricchito, cioè il dottorato, il fatto di essere andato all'estero durante il dottorato, che è un'opportunità che ti viene data durante il dottorato, è stata la prima cosa. Finalmente esci un po' dove hai studiato, dove hai fatto l'inizio del dottorato. Io sono stato a Heidelberg, al Max Planck Institute, in un posto dove c'erano esperti mondiali di tutto e di più, e vedi veramente cosa vuol dire avere gente tosta. Non che a Padova non ci sia gente tosta, però a Padova lavoravo solamente con il mio piccolo gruppo, diciamo, invece là ero circondato da tante persone diverse. Cioè, diciamo che la cosa che ti arricchisce è quando vai veramente in posti molto molto tosti, e se riesci sempre ad andare in posti dove
dove c'è gente sempre più brava di te, impari molto di più. Poi dal punto di vista mio personale, forse voglio tornare indietro e parlare un po' della divulgazione. Io sono stato anche quello che si chiama Public Engagement Fellow della Science Technology Funding Council. Praticamente sono stato pagato dallo Stato inglese per fare divulgazione per 3 anni dappertutto, in scuole in Inghilterra. Queste sono cose bellissime. Poi io comunque, quando ero a Hertfordshire, facevo tutte le serate di divulgazione dell'astronomia al piccolo osservatorio che avevano lì, e venivano circa 5.000 persone nel giro di un anno. Quindi è tutta una cosa che organizzavo io. Sono cose che ti danno molta soddisfazione. Poi, non so, tanti episodi quando ottieni un pacco di tempo a un telescopio, che è un processo molto competitivo, sono cose che ti danno soddisfazione. Quel paper che hai scritto, che ci hai messo una vita a farlo, che finalmente viene, anche quello è arricchente. Però in generale io penso che la cosa che ti arricchisce di più sia l'interazione con le persone, l'interazione con i ricercatori in primis, per quanto riguarda la tua crescita personale, anche l'interazione col pubblico, perché ti fa capire come anche spiegare le cose meglio e più semplice. Ti fa capire che tanto se alla fine non riesci a spiegare le cose difficili in 3 parole a tutti, da una parte vuol dire che forse non le hai capite così bene, e dall'altra è importante che capiscano tutti quello che facciamo in astronomia e l'importanza che ha, perché alla fine siamo comunque pagati dai taxpayer, dal pubblico, quindi è importante che il cerchio si chiuda in un certo senso. Qual è la fase, la cosa che ti appassiona di più del tuo lavoro? Hai più volte citato l'insegnamento, che inizialmente lo reputavi anche inferiore alla ricerca. Credi che questo anche nel tuo futuro, a fine carriera, possa regalarti qualche soddisfazione? A me piaceva molto quando insegnavo. Quello che non mi piaceva era quello che ci stava dietro, tutta la burocrazia, tutte le tensioni, cose del genere. No, l'interazione con gli studenti mi è sempre piaciuta molto. Poi, vabbè, le cose che danno molta soddisfazione, se vuoi, è anche vedere un tuo studente di dottorato con cui lavori per 3 anni, che magari l'hai conosciuto anche prima quando era tuo studente, e vedi questa persona che come te riceve e cresce e finalmente si dottora, magari va altrove. Cioè, questa è una grossa soddisfazione, formare un nuovo ricercatore. Cioè, questa è la cosa che mi dà più soddisfazione, diciamo. Parlando di cose più tecniche, vorresti parlarci del tuo attuale progetto di ricerca che si chiama Fornax 3D? Sì, praticamente questo è un progetto che si basa su più di 100 notti di osservazioni al telescopio europeo, si chiama il Very Large Telescope, che è in Cile, nel deserto di Atacama. Praticamente uno strumento che si chiama MUSE, che è alla base, sta sotto un telescopio da 8 metri. Il telescopio in sé, essendo così grosso, raccoglie molta luce e quindi permette di accumulare molti dati anche per oggetti molto lontani che sono deboli. In questo caso tutte le galassie nell'ammasso della Fornace, che è un po' come l'ammasso della Vergine che si vede dal cielo qui al nord, e l'ammasso della Fornace è un altro ammasso di galassie a sud. Fondamentalmente questo è un progetto che ci serve per capire l'evoluzione e la formazione delle galassie in un contesto di dove si formano, in che ambiente vivono. Perché le galassie praticamente si formano grazie al fatto che hanno del gas che gradualmente si trasforma in stelle, quindi crescono. Però possono anche formarsi in virtù del fatto che a volte le galassie si incontrano tra di loro e si mergono, una più una diventano una galassia che è 2 volte più grande. E tutto questo dipende un po' anche dall'ambiente in cui sei. Le galassie che sono isolate di solito crescono tranquillamente e crescono gas dal mezzo intergalattico gentilmente, si formano pian piano, un po' come la nostra galassia, se vuoi. Siamo una coppia di galassie con Andromeda. Però la maggior parte delle galassie in realtà vive in grossi ammassi, un po' come le persone che vivono nella città. Come le persone che vivono la città si passano la svelta tra di loro, non si salutano neanche. In un ammasso le galassie vanno troppo veloci, si scontrano, ma difficilmente si mergono. E allo stesso tempo il gas, che è molto disponibile in mezzo ai boschi, per dire, no? O in campagna, in un ammasso, in una città, il gas diventa più raro e quindi la formazione delle stelle diventa più difficile. E questo fa sì che le galassie in un ammasso si trasformano da galassie che, come la nostra, che sono a spirale, con tante stelle che si formano, quindi anche le più giovani, le più calde, blu, che dà il loro colore blu delle galassie a spirale, diventano delle galassie, quelle che si chiamano ellittiche, che sono più rossicce, che sono fatte solo di stelle molto vecchie. Questo è quello che si pensa, l'evoluzione da una spirale a una galassia ellittica. È per questo che vogliamo studiare le galassie in questo ammasso, che è il secondo ammasso più vicino a noi nel cielo
del sud, e quindi questa è l'importanza del progetto, che poi non solo si basa su un grosso telescopio, ma anche su questo strumento MUSE, che è uno dei telescopi, degli strumenti migliori per quanto riguarda la spettroscopia a campo integrale, che permette praticamente, quando tu prendi un'immagine della galassia, no? Immagina poter prendere uno spettro dovunque tu guardi in quella galassia, e con lo spettro possiamo dedurne il tipo di stelle, il tipo di gas che c'è, piuttosto che al centro della galassia, che nelle zone esterne, e poi possiamo dedurne, grazie alla misurazione dell'effetto Doppler, se questo spettro si sposta verso il rosso, vuol dire che in quella parte della galassia le stelle si stanno allontanando da noi, piuttosto che se si spostano verso il blu, vuol dire che le stelle si stanno avvicinando. Quindi se io misuro uno spettro, un Doppler shift blu qua e rosso qui, vuol dire che la galassia praticamente si sta muovendo in questo modo. E dalla curva di rotazione poi riusciamo a dedurne la massa della galassia e la presenza di materia oscura o nel centro, dove le stelle si muovono molto velocemente perché non vogliono cadere dentro un buco nero centrale. Tutte queste cose che viene facilitata molto da questa tecnologia che si chiama spettroscopia a campo integrale, e poi il fatto di voler studiarle le galassie in un ammasso e di avere un sacco di tempo, per cui abbiamo potuto guardare quasi tutte le galassie più massicce, è il motivo per cui questo progetto è abbastanza importante, ha già portato più di una quindicina di pubblicazioni oggi. Passiamo adesso a dare qualche consiglio per i giovani che potrebbero essere interessati a una carriera nel tuo ambito. E tornando indietro la mia esperienza personale, non sottovalutare l'importanza della scrittura, di saper scrivere bene, quindi non solamente la matematica, la fisica, ma anche di non tralasciare altre materie, perché comunque tutto fa brodo alla fine. Poi armarsi di molta buona volontà, armarsi di volontà anche di andare all'estero, non per sempre, però sicuramente per un periodo iniziale, cercare sempre di andare a puntare nei posti un po' più prestigiosi, e poi provare, perché comunque anche quando uno fa una domanda di dottorato, magari ne fa 4, 5, 6 e alla fine te ne va bene una. Quindi non bisogna abbattersi da questo punto di vista. E poi voi comunque, le generazioni di oggi hanno molto più vantaggio rispetto a me. Io allora, cioè, sono andato a Padova perché c'era Padova e Bologna. Ho scoperto che dovevo fare un dottorato, francamente l'ho scoperto il terzo anno dell'università. Non ho fatto nessuna esperienza di ricerca durante l'estate, sono sempre andato in vacanza, forse ho fatto anche bene. Però una cosa che magari uno può sempre prendere come una buona cosa da fare è durante l'estate scrivere a qualche osservatorio piuttosto che a qualche università all'estero e fare un'esperienza di ricerca anche a gratis, oppure magari qualche borsa la trovi anche per fare un mesetto fuori. Sono cose che sono importanti. Forse è anche importante fare un po' di ricerca mentre studi per capire se poi la ricerca fa per te, che non è neanche detto che ti possa piacere. Oppure anche magari, non so, fai quell'esperienza di lavoro, scopri che invece di fare ricerca ti piace tanto la programmazione, e allora magari il terzo anno cambi e vai a fare informatica o cose del genere. È sempre importante cercare di fare tante cose mentre si è all'università, non solo il proprio corso di studi, ecco, secondo me questo è importante, perché io ero molto determinato, volevo fare solo astronomia, però secondo me è anche giusto provare tante cose quando si è all'università. Quale consiglio hai ricevuto durante la tua carriera che hai trovato particolarmente prezioso? Quando ero a Padova stavo in un collegio, e devo ancora ringraziare uno mio compagno di collegio che adesso è anche professore associato a Padova, che mi disse, primo anno io ero lì, ho chiesto una domanda di chimica, mi ha detto no, lascia perdere, tu devi fare analisi 1, lascia perdere chimica, la fai a settembre. Primo consiglio super prezioso. Oppure, non so, quando poi dopo, appunto, anch'io ho avuto il consiglio di andare all'estero e sono andato al Max Planck appena ho potuto durante il dottorato, e poi vari consigli li ho avuti un po' a destra manca, sempre da colleghi. Forse io non ho avuto così tanti consigli chiave, forse per quello che ho girato un po' tanto prima di arrivare a un posto fisso, diciamo. Però ho anche voluto sempre fare le cose a mio modo. Però diciamo che più ti esponi, più provi varie cose, più ti metti in quella posizione di provare varie esperienze diverse, anche in istituti diversi, in posti diversi, più sicuramente questo ti dà esperienza e poi trovi la tua strada, secondo me. Questa è la cosa più importante. E in qualità di direttore della ricerca, posso immaginare che ti è capitato spesso di assumere di nuovi collaboratori. Vorrei sapere che cos'è che ti colpisce particolarmente del profilo di un potenziale nuovo team member. Sicuramente quando arrivi ad assumere delle persone come assistenti di ricerca,
Sai, dipende che ruolo vuoi riempire. Se vuoi riempire il ruolo che, di una persona che lavora con me sul mio campo di ricerca, allora cerco una persona che abbia un'esperienza in quel campo. Però non solo, a me piace anche vedere delle persone che hanno fatto cose diverse, che magari ne sanno più di anche altre tecniche, perché nel mio campo io in particolare non sono uno super specialista, per cui mi piace anche dirigere la gente in direzione un po' diversa. E poi se invece vieni e vuoi fare una fellowship, quindi sei una persona che viene al mio osservatorio planetario e noi gli diamo una borsa e lui o lei deve fare il suo progetto di ricerca, allora quello che ci interessa è che sia una persona, sì, che abbia già fatto tanti articoli, che sia già abbastanza conosciuta, che si sia già fatta vedere a varie conferenze. Tutte quelle cose che dicevo prima sono molto importanti. Nel caso particolare poi dell'osservatorio planetario di Armagh, siccome noi comunque siamo un istituto dove poniamo molta importanza nella divulgazione, qualche esperienza in divulgazione o comunque anche la volontà di essere una persona che ha voglia anche entusiasmo di parlare al pubblico e di trasmettere il proprio entusiasmo anche ai ragazzini, ai bambini, è una cosa per noi molto importante. Mark, siamo in conclusione, vorrei concludere con un lightning round di domande che ho fatto anche agli ospiti precedenti di Homo Faber Italia. Ci descrivi qual è un tuo tratto tipicamente italiano che nonostante gli anni vissuti in UK, Germania e in Irlanda ancora non hai perso? Faccio fatica a stringermi alle regole. Non so se è italiano o è mio, però... No, a me piacciono le regole, però se le capisco. Le cose che burocratiche faccio veramente a volte fatica... E poi vabbè, io tendo a fare le cose un po', non dico all'ultimo minuto, ma forse nell'ultima ora, diciamo. Però lì lavoro come un pazzo e ce l'ho sempre fatta, non ho mai mancato una deadline di questo genere. Quando mi arrivano dei colleghi che mi scrivono un anno prima per una roba, gli dico, ascolta, riparliamone un po' più avanti. Cioè, tra un anno potrò anche essere morto, per cui vediamo più avanti. Va bene, Mark. Ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. A nome di Homo Faber Italia, spero che i consigli per i giovani che hai dato e la tua esperienza possano essere utili. Ti auguro un buon proseguimento di vacanze. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie.